Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Oggi disegniamo qualcosa da mangiare, disegniamo una tazza di cioccolato. Per farla è molto semplice, basta seguire qualche accorgimento. Allora, intanto cominciamo con un cerchio. Facciamo un po' in diagonale, giusto per renderlo un po' più dinamico. E faremo la nostra tazza di cioccolato partendo da qua. Per continuare, senza mai toccare questo primo cerchio che abbiamo fatto, ripassiamo la linea con un'altra linea che la segue da vicino, solo la parte superiore, così. Ecco, una volta fatta questa linea, tiriamo una linea dritta da questo lato e una linea dritta da questo lato. Così. Poi andiamo con una curva queste due linee e poi ci aggiungiamo un'orecchietta. Così. Qua sotto possiamo fare l'appoggio. Ecco. Volendo questa linea qua, quella in alto, potresti anche lasciarla solo a metà, nel senso la parte sopra non è importante che ci sia per davvero, se si vede anche meno va anche bene, l'importante è che questa prima metà si veda bene. Adesso aggiungiamo gli occhi. Faremo un grande cerchio a sinistra, un grande cerchio a destra e un bel sorriso. Allora, dipende dove mettete la bocca che cambierà la faccia. Se la mettiamo qua avrà questa faccia qua, se la mettiamo qua avrà quest'altra faccia qua. Io la metto qua così, facciamo un bel sorriso con delle panciotte. Ci possiamo fare un dente solo, come se fosse un neonato. Possiamo fare due pallini che poi andremo a colorare di rosa per fare un po' le guancette. Così. E poi andiamo a disegnare la cioccolata. Siccome si sta rovesciando, avremo tutta la cioccolata da questo lato che poi sparisce di là. La cioccolata sarà un po' lucida, li possiamo fare dei pallini che saranno poi lasciati bianchi. E invece gli occhi li possiamo fare un pallino così, per indicare che è luminoso. Ultima cosa, abbiamo detto che è calda, allora facciamo una linea così che sarà il nostro vapore. Nel vapore le linee si vedono un po' più chiaramente, cioè un po' più chiaramente, un po' più chiare o meno chiaramente, comunque saranno un po' più trasparenti, coperte da questa nebbiolina. E se vogliamo potremmo fare il piattino, ma no, non lo vogliamo. Segniamo solo qua una linea dove ci sarà l'ombra. Così. Bene, allora non ci resta che colorarlo. Quindi cerchiamo un bel marrone. Lasciamo fuori i nostri pallini.
se fosse acqua, allora potremmo fare una linea dritta. Siccome una cioccolata un po' densa, allora abbiamo fatto un po' di curve. Allora, di che colore facciamo la tazza? Magari la facciamo giallina. Ricordatevi che il vapore ha il suo colore ed è davanti alla tazza, perciò avrà il suo colore a sé. Per colorarlo ho preso un colore un po' più scuro e faccio la linea come quella sopra.
Bene, ecco una tazza di cioccolata calda. Spero che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, ricordatevi che mi potete aiutare mettendo mi piace. E se non siete iscritti, iscrivendovi al canale. Grazie per il vostro tempo, spero che abbiate una buona giornata. A domani.